Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo di oggi, sabato 17 giugno. Ieri sera si è dato il via alla Marcigliana, la rappresentazione storica giunta alla sua 33esima edizione in una continua ricerca di informazioni storiche che portino a scoprire qualcosa di non ancora portato al pubblico, al fine di arricchire la proposta che in questi giorni verrà presentata. La giornata è stata all'insegna degli ultimi preparativi, con la sistemazione fino a sera dei chioschi e degli arredi a rappresentare ogni contrada. Prima di cominciare, una bella tavolata imbandita ha rinforzato lo spirito di gruppo. Ieri sera si sono aperte le danze con le prime rappresentazioni, dai cortei alla benedizione di contrade dei balestrieri, al ballo Voltati in ca' Rosina, studiato come tutto il resto che appare nella Marcigliana da testi storici. Oggi, 17 giugno, sabato, oltre alle rappresentazioni della vita medievale negli antichi mestieri e i falconieri, si terrà l'esibizione di un altro ballo medievale, l'Amoroso, oltre che la rappresentazione dell'incursione in Chioggia delle armi genovesi e padovane. Il culmine della rappresentazione sarà però domani, domenica, alle 18 in Piazza Duomo, dove si terrà il palio delle balestre grandi da banco tra le varie contrade. La sera si andrà poi a chiudere tra musiche e varie rappresentazioni, tra cui l'incendio della Torre di Sant'Andrea. Chioggia invita tutti, locali e turisti, a passare queste due giornate ad ammirare questa manifestazione che è il culmine di un anno di lavoro, di studi e di impegno per tutti coloro che si fanno parte attiva. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Avevamo appena terminato di scrivere il programma della serata di ieri in ambito Marcigliana quando si è scatenato un putiferio di lampi, fulmini e saette, oltre che una pioggia a scrosci che immaginiamo abbia costretto i figuranti a un fuggi-fuggi generale, portando a ricovero tutto ciò che era appena stato esposto. Non è il modo migliore per cominciare una manifestazione con così tanta aspettativa per tutta l'organizzazione e per la città. Un temporale che, a vedere le webcam live, ha colpito contemporaneamente tutta la costa fino a Jesolo. Ieri la vicepresidente e assessore alle infrastrutture della Regione Veneto Elisa De Berti ha espresso soddisfazione per l'impegno nell'incentivare e favorire la mobilità sostenibile e il turismo lento attraverso l'uso della bicicletta e del treno. L'assessore ha menzionato l'aumento costante dei chilometri di piste ciclabili e l'avvio di iniziative come il nuovo servizio di Trenitalia con la vettura tutto bici sulla linea Bologna-Verona-Trento-Bolzano e Brennero. Lungo questa linea i treni regionali veloci di Trenitalia saranno attrezzati con una carrozza dedicata alle biciclette, offrendo un totale di 896 posti bici al giorno, oltre ai posti a sedere esistenti. La De Berti ha sottolineato che questa iniziativa mira a promuovere l'intermodalità dei trasporti su importanti rotte interregionali, cercando di fornire servizi sempre più richiesti, in particolare nel settore del turismo, dove il cicloturismo ha registrato un notevole aumento. Nel 2022 sono state registrate 31 milioni di presenze legate al cicloturismo lungo i percorsi ciclabili del Veneto, che si estendono per quasi 8.000 chilometri. La disponibilità di posti bici sui treni è aumentata notevolmente negli ultimi anni, passando da 3.937
posti bici nel Veneto prima del 2018 a 5.341 posti bici attualmente, oltre ai 98 posti bici indivisi prima di questa iniziativa e agli 896 posti bici indivisi aggiunti con questa novità. In totale ci sono ora quindi 6.237 posti bici per la Regione Veneto. La vicepresidente ha anche annunciato l'inaugurazione di un tratto di pista ciclabile a Lonigo, finanziato con risorse regionali, e l'avvio dei lavori per la pista ciclabile Treviso-Ostiglia a Casaleone, in provincia di Verona. L'agenzia Venice Water Link, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ciao Chioggia Azzurra, settimana di grande rilievo per la tecnologia e l'intelligenza artificiale questa. Ma andiamo con ordine, si è aperta il 14 la fiera Viva Technology a Parigi, con l'intervento di oggi di Elon Musk, reduce da una tappa sorpresa a Roma, dove ha incontrato la Premier Meloni e Tajani. Intanto il suo avversario nel mondo dell'intelligenza artificiale, Bill Gates, vedeva a Pechino il presidente Xi Jinping. Proprio nelle stesse ore Intel annuncia che investirà quasi 5 miliardi per una fabbrica di chip in Polonia, con buona pace di Vigasio vicino all'autostrada del Brennero, che già a febbraio era stata scartata a favore del Vietnam. Intanto sempre gli stessi colossi stanno sviluppando nuove generazioni di reattori nucleari più piccoli, puliti e autorigeneranti. MMR, i micro modular reactor, sono l'obiettivo di TerraPower del solito Bill Gates. La filosofia è completamente diversa da quella dei grandi reattori progettati e costruiti negli anni 60, 70 e 80, dei quali la centrale di Zaporizhzhia, che sta togliendo il sonno al presidente della IEA Grossi in visita sul fronte di guerra in questi giorni, rappresenta il canto del cigno di questa tecnologia. I nuovi reattori sono prima di tutto molto piccoli, rapporto 1 a 100 se non 1 a 1000, utilizzano uranio molto poco arricchito e uranio naturale, torio e scorie. Contengono il combustibile e il moderatore in un unico involucro, delle sfere di grafite o di ceramica, carburo di silicio, che fungono da contenitore, moderatore, regolatore della temperatura e impianto di spegnimento. Il flusso neutronico è sia lento che veloce, a seconda delle necessità e del target. Il refrigerante e il vettore dell'energia è un gas nobile. L'impatto ambientale è modesto, non certo quello delle vecchie centrali nucleari, ma sembrano più degli chalet di montagna col tetto ricoperto di pannelli solari. Le piccole dimensioni, la modesta emissione radioattiva e la mancanza di scorie in quantità significativa e la semplicità di ricarica ne permettono lo spostamento, tanto che vengono progettati su binario ferroviario, riducendo così la permanenza e l'impatto ambientale sulla popolazione. Per ultimo, ma non ultimo, utilizzano come fluido base l'elio, un gas nobile che si trova in abbondanza anche nel mantello lunare. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si mostra orgoglioso dell'investimento di 400 milioni di euro da parte di Edison per la costruzione di una nuova centrale a Porto Marghera focalizzata sull'idrogeno. Questo investimento rappresenta una dimostrazione del Veneto come territorio orientato all'innovazione, convinto degli investimenti nella transizione energetica. Zaia afferma che la Regione si candida ad essere una fucina di idee e progetti, anche quelli futuristici, che nei prossimi anni potrebbero cambiare la vita di molti cittadini. Sottolinea inoltre la condivisione di molti di questi progetti con il Governo, che dimostra una particolare attenzione alle tematiche legate alla transizione ecologica.
Il Presidente della Regione Veneto esprime quindi la volontà di attrarre ulteriori studi e risorse sulle nuove tecnologie con possibili applicazioni future nell'industria, ma mantenendo un forte focus sulla sostenibilità ambientale e puntando sulle risorse rinnovabili a basso impatto ambientale. L'inaugurazione della centrale termoelettrica di Porto Marghera, che utilizza una turbina di nuova generazione realizzata da Ansaldo Energia, è considerata un passo importante verso l'obiettivo di Venezia come capitale mondiale della sostenibilità, come dichiarato dallo stesso Presidente. Inoltre, lo stesso sottolinea l'importanza strategica dell'idrogeno come fonte energetica su cui il Veneto ha scelto di investire da tempo, con l'obiettivo di ampliarne gli utilizzi per soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 17 giugno, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!